Dimmi tu quando possiamo andare, eh? Posso andare già ora? Allora, signore e signori, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa ottava giornata del campionato di Serie A Gold maschile. Questa sera vi racconteremo la cronaca dell'incontro di Serie A Gold maschile tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Campus Italia. Campus Italia è una squadra del settore giovanile della nazionale italiana, sono la maggior parte under 17, mentre per quanto riguarda hanno preso il posto del Trieste che è fallito, che è ripartito dalla Serie A2, e l'HC Banca Popolare di Fondi, la formazione di coach De Santis, che quest'oggi è protagonista tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria, questa compagine del settore giovanile italiano che ha come coach, ricordiamolo, Trillini, e come vice Maione. Quindi un parterre de roi questa sera, si potrebbe dire, per quanto riguarda questa gara del campionato di Serie A Gold maschile di pallamano. Andiamo a darvi le formazioni, almeno il roster, con i rispettivi elementi presenti in campo e in panchina. Partiamo dai padroni di casa dell'HC Banca Popolare di Fondi, che presentano con il numero 2 Antonio Ciccolella, con il numero 7 Miceli, con il 10 Vanoli, con l'11 Muzzitelli, con il 14 Tagnete, con il 15 Diedes, con il 16 Facundo, il 19 De Luca, il 22 De Torre, il 24 Durnwalder, il 27 Rivoli, il 29 Speranza, il 30 Trani, il 31 Di Fazio, il 38 Arena e il 99 Frai. Intanto la partita è iniziata da circa 29 secondi, intanto diamo inizio anche al time. Quindi la partita è appena iniziata, da circa 29 secondi di gara, il punteggio ancora fermo sullo 0-0, c'è già un intervento per quanto riguarda l'asciugare il parquet, e quindi diamo anche la possibilità di poter leggere la formazione del Campus Italia, con il numero 6 di Ruvo, 7 Cioni, 9 Zanon, 11 dello Vicario, il numero 13 De Angelis, Fragnito, con il 14, il 16 Starcelli, il 17, intanto c'è già il primo gol per quanto riguarda la formazione ospite, dicevamo, con il 16 Starcelli, il 17 Andreotta, 18 Vierer, 19 Didone, 22 Gian Bartolomei, 23 Manojlovic, il 96 Luminati. Quindi passiamo adesso in cronaca diretta con l'HC Banca Popolare di Fondi in possesso della palla. Il pallone viene perso dalla formazione di casa, riparte quindi il Campus Italia in vantaggio per 1-0 quando sono passati 1 minuto e 27 secondi di gioco. Gran gol del numero 22 Gian Bartolomei. Un gran bel gol, un gol veramente bello, si è posizionato bene, è saltato sui difensori di casa, riuscendo anche a realizzare il gol del 2-0, quando siamo sul minuto e 36 secondi di gioco. Quindi andiamo a correggere anche il timing. Quindi in questo momento siamo ripartiti con l'HC Banca Popolare di Fondi, che è in possesso della palla. HC Banca Popolare di Fondi che ha 3 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte, mentre per quanto riguarda la formazione del Campus Italia, fino a questo momento siamo con 6 sconfitte ed un pareggio. Intanto c'è un fallo in attacco, quindi c'è una ripresa del gioco a favore del Campus Italia. Ricordiamo il punteggio, 2-0 per il Campus Italia, in possesso di palla con il numero 9 Zanon, la scambia con il numero 22 Gian Bartolomei. Ricordiamo un bel gol di Gian Bartolomei saltando sui giocatori di casa. Intanto c'è un fallo su Zanon quando sono passati quasi 3 minuti di gioco, 2 minuti
e 42 secondi di gara, quindi andiamo anche a sistemare il timing. Quindi abbiamo messo finalmente mano anche al timing, dobbiamo ancora finire di sistemarlo. Intanto l'HC Fondi è sotto per 3-0 addirittura, quindi ci siamo persi anche un gol andando a sistemare il timing. Abbiamo perso anche un gol, 3 minuti e 40 secondi di gioco, quindi in questo momento la formazione ospite è avanti di 3-0. Abbiamo sistemato finalmente anche il timing. Intanto c'è un attacco del Campus Italia che finisce con un nulla di fatto. Adesso è Cagnete che prova a salire in cattedra. Intanto arriva il primo gol del giocatore Frai. Allora, per quanto riguarda Frai, questo è un terzino. La formazione fondana aveva già intenzione di prendere un terzino, ha preso questo giocatore. Tanto è fermo il timing. No, no, non è continuato a camminare. Si è bloccato adesso il timing, vediamo un attimo di capire come fare per poterlo far ripartire. Intanto c'è una conclusione che termina fuori, quindi siamo per il sul 3-1 per la formazione ospite. Intanto Cagnete che va a servire sull'ala, il bel gol, anche questo è un bel gol da parte del numero 27 di casa, Livoli, un bel passaggio sull'ala ed un bel gol, quindi andiamo a segnalare il punteggio adesso sul 3-2 per la formazione ospite. Si è fermato adesso il tempo, 5 minuti e 53 secondi di gara, il numero 6 ospite De Ruvo a gestire questa palla al numero 23 Manojlovic, poi un gran bel gol, no, assolutamente, sembrava rete, invece poi dopo hanno sbagliato, quindi... Quindi c'è un tiro d'angolo per il Fondi, Cagnete. E allora 0 realizzazioni per il giocatore argentino. C'è il numero 29 Speranza, poi ancora per Cagnete e l'abbiamo chiamato. Arriva il primo gol per Cagnete, quindi il punteggio adesso è sul 3-3. Mini break di 3-0 per la formazione di casa. Quindi si riparte da questo punteggio 3-3 quando sono passati esattamente 7 minuti di gioco. Dopo un inizio importante del Campus Italia con un 0-3, adesso l'HC Banco Popolare di Fondi ha rimesso le cose a posto e ci siamo sul punteggio di 3-3 dopo 7 minuti di gara. Ritorniamo
ottava giornata del campionato di Serie A Gold maschile tra appunto l'HC Banco Popolare di Fondi e il Campus Italia. Dobbiamo correggere un dato: il Fondi Filariola ha giocato 6 partite, non 7, perché deve ancora recuperare la gara contro il Conversano, che si giocherà appunto mercoledì 9 novembre. Poi sabato la formazione di Coach De Santis sarà impegnata a Carpi contro il Carpi in un altro scontro salvezza. Importanti questi due punti in palio tra il Fondi e il Campus Italia, soprattutto per l'HC Banco Popolare di Fondi, vista la sua classifica. Ricordiamo 3 punti per la formazione di Coach De Santis, una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, mentre per il Campus Italia fino ad ora 6 sconfitte ed un pareggio. Torniamo in cronaca diretta quando sono passati 7 minuti e 45 secondi. Prova a saltare questa volta il numero 23 Manojlovic, chiede troppo dal suo destro e la palla termina fuori. Attenzione a Cagnete che sale sopra il difensore. Gran gol di Cagnete, e quindi si passa sul 4-3 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Quindi adesso il punteggio per i padroni di casa avanti di un gol, con il numero 9 ospite Zanon che va a far girare la palla servendo il numero 22 Gian Bartolomei. Ancora una palla per Zanon, perde la palla adesso i giocatori ospiti. Riparte subito la formazione di coach De Santis con il numero 99 Frai. Attualmente diciamo il Fondi ancora manca di un pivot, quest'oggi infatti sta giocando da pivot il giovane Speranza. Ancora Frai che scambia con Cagnete, poi proprio Frai a provare la conclusione. C'è un 9 metri per la formazione di casa. Intanto ricordiamo il punteggio 4-3 per i Fondi quando sono passati 9 minuti e 15 di gara. Vanoli, poi Frai, attenzione perché Frai potrebbe tirare. Vanoli poi scambia con Cagnete, ancora Cagnete, gran gol di Cagnete, ed è la terza rete per Cagnete. Attenzione ancora al numero 20, gran gol del numero 23 Manojlovic, e poi sarebbe il figlio di coach Manojlovic, che ha anche allenato il settore giovanile dell'HC Fondi. Sì, però rimane fermo il... Attenzione adesso al tiro all'ala e il gol dell'HC Fondi, il sesto gol per i padroni di casa. Intanto arriva anche il tiro del numero 9 Zanon, 6-4 intanto il punteggio. Recupera questa palla l'HC Fondi con un ottimo recupero di Cagnete, che scambia con il numero 27 Livoli. Intanto c'è un time out, crediamo. Sì. No. C'è soltanto un... Tanto il numero 13 De Angelis, del vice capitano, il numero 18 in questo caso, Pierer, che è il capitano del
Campus Italia, Zanon, Manojlovic, fanno girare palla i giocatori del Campus Italia. Buono questo movimento, il gran gol del numero 9 Zanon, un gran bel gol, quindi il punteggio adesso è di 7-5 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Tanto sono un po' di problemi per quanto riguarda la sovrimpressione, speriamo di risolverli il prima possibile. Intanto torniamo in cronaca diretta con l'HC, con Cagnete che scambia con Frai. Attenzione a Cagnete, poi ancora Frai, potrebbe saltare, poi si ripensa, perde l'attimo il numero 19 di Luca, poi ancora il numero 27 Livoli. C'è un 9 metri per la squadra di casa. Cagnete prova la conclusione, stavolta chiede troppo e la palla termina alta e riparte quindi il Campus Italia, punteggio di 7-5. Il capitano Vierer, poi c'è un fallo su Manojlovic e quindi c'è un 9 metri per la formazione ospite. La palla tra le mani dello vicario Giacinti. Ricordiamo il punteggio 7-5 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Il numero 23 Manojlovic che va adesso a far partire la manovra della formazione del Campus Italia. C'è l'intervento del portiere Facundo che va a parare, però c'è un tiro di rigore per il Campus Italia. Sulla sfera va il numero 13 Tommaso De Angelis, che è il vice capitano del Campus Italia. Vediamo se Facundo riuscirà a ipnotizzare il giocatore del Campus Italia. Doppia finta e poi gol. Poi il gol, quindi il punteggio adesso è di 7-6 per quanto riguarda l'HC Banca Popolare di Fondi. Già tre le reti messe a segno per quanto riguarda i marcatori finora da Cagnete. Il Fondi va a perdere malamente questo pallone, un attimo di disattenzione sanguinosa per la formazione di Coach De Santis, però è tutto fermo. Gli arbitri richiedono nuovamente di ripartire la gara, quindi il punteggio di 6-7 per la formazione di casa. 14 minuti e 27 secondi di gara, riparte l'HC Fondi recuperando un buon pallone con il numero 14, no, vediamo un attimo se riusciamo a capire chi è l'autore di quest'altra rete, Fondana. Quindi intanto c'è il punteggio che cambia, siamo sull'8-6 per l'HC Fondi. Frai, il nuovo acquisto dell'HC Fondi, la società Fondana, come dicevamo prima, aveva bisogno di un terzino, il problema l'ha risolto. Adesso bisogna capire che cosa fare per quanto riguarda il ruolo del pivot. Da fonti interne al club di Via Mola di Santa Maria si sa che insomma stanno cercando un pivot, si sa che nelle prossime ore non riusciranno a risolvere anche questo problema. Questa è già la seconda partita ufficiale che l'HC Fondi disputa senza un coach di ruolo. Stanno adattando il giovane Speranza nel ruolo di coach, più ancora Cagnete, gran gol di Cagnete, ed è ancora un gol che porta il punteggio con 9-6 per l'HC Fondi. Intanto c'è una buona parata di Facundo e Cagnete può far ripartire il pallone. Buono finora comunque l'impatto del tunisino Frai Hamza. Tanto c'è il numero 38 di casa Arena, poi la palla va a Durnwalder, altro giocatore arrivato durante la stagione,
ancora con Valder con il pallone, fanno movimenti compagni, poi che errore, il punteggio intanto è sul 9-6 per il Fondi. Finalmente siamo riusciti anche a risolvere il problema del timing, quindi siamo al 16° minuto di gara, il punteggio di 9-6 per l'HC Banca Popolare di Fondi. De Ruvo per il capitano Vierer, poi attenzione a questo pallone per che bella parata, non è gol, è una parata bella difficoltosa di Facundo che nega la gioia a Gian Bartolomei. Era anche un bel tiro angolato, però Facundo gli ha detto di no, attenzione al contropiede. Che bello questo gol realizzato dalla squadra ospite. Quindi il punteggio adesso vede l'HC Banca Popolare di Fondi avanti di 2-9-7. Gentili telespettatori, vi ricordiamo che vi stiamo trasmettendo l'ottava giornata di Serie Gold maschile tra l'HC Banca Popolare di Fondi con 3 punti in classifica e il Campus Italia con un solo punto in classifica. L'HC Banca Popolare di Fondi, ritorniamo, che ha una partita in meno che recupererà mercoledì 9 novembre in quel di Conversano contro la formazione pugliese campione d'Italia. Attenzione a questa palla persa da Speranza, riparte Vierer, Paul Vierer, perde un po' l'attimo adesso il giocatore del Campus Italia e vanno a chiedere anche un cambio veloce i giocatori ospiti, di coach Trellini con il numero 9 Zanon. La spella poi finisce al dello vicario Giacinti, attenzione a Manojlovic, poi lo scambio, che bel gol, stiamo vedendo azioni anche di pregevole fattura, stiamo parlando comunque di ragazzi, quelli del Campus Italia in particolare, che fanno parte del settore giovanile della nazionale italiana, sanno già di comunque a fine campionato torneranno in Serie A2. Sono un riempitivo di questo campionato a causa del fallimento del Trieste. Qui gran gol di Cagnete ed è la quinta rete per Cagnete, quindi il punteggio di 10-8 per l'HC Fondi. Coach De Santis arrabbiatissimo in panchina, un po' più compassato invece Trellini che parla con il suo secondo Pasquale Maione, quindi che bel gol, ancora un gran bel gol del Campus Italia, quindi il punteggio è adesso sul 10-9 per l'HC Fondi. Manca sempre quel step decisivo, almeno finora, per il punteggio. Intanto il numero 24 Don Valder che va a gestire questo pallone, lo serve poi ancora per Don Valder, poi Don Valder, ancora lui con il pallone in mano, poi perde l'attimo, chiedono il c'è un time out chiesto dal Fondi. Quindi ricordiamo il punteggio, HC Banca Popolare di Fondi 10, il Campus Italia è a 9. Fino ad ora diciamo che il punteggio sta comunque rispettando le forze in campo, il Campus Italia, scusate il gioco di parole, sta comunque
mantenendo bene anche la partita sui fili dell'equilibrio e sta realizzando anche delle ottime realizzazioni. La Cacifondi invece sembra un po' addormentata in questa prima parte di gara. Chissà che adesso questo time out non vada a risvegliare un po' i ragazzi di coach De Santis. 20 minuti e 53 secondi di gara. Se ne parte in questo momento, tentiamo il fischio dell'arbitro per far ripartire anche il cronometro. Si riparte in questo momento con il numero 19 di Luca, che però sbaglia e c'è un fallo in attacco. Quindi riparte il Campus Italia con il numero 9 Zanon. La palla arriva a Fragnito, poi Gian Bartolomei. Ancora Gian Bartolomei che ha realizzato una bella rete prima, Zanon, poi ancora Gian Bartolomei, può servire un compagno, poi viene messo a terra, però c'è un fallo in attacco. Riparte l'HC Banca Popolare di Fondi, il numero 24 Durnwalder. Ancora Durnwalder che prova a servire un il numero 27 Livoli, però poi c'è un 9 metri per la formazione di coach De Santis. Vanoli, Agnete Vanoli, il numero 2 Ciccolella, ancora Vanoli, gran gol di Vanoli, bel gol, 11-9 per l'HC Fondi. Bel gol questo di Patrizio Vanoli. Si impunea nella difesa, ottimo Figello il tiro di Manojlovic, ma stavolta Facundo fa buona guardia. 21 minuti e 50, 22 minuti in questo momento. Quindi sull'11-9 per la Cacifondi. Attenzione ancora a Vanoli che può andare a servire un compagno, poi perde una palla. Attenzione alla veloce ripartenza, però riparte il Fondi con un buon break. Attenzione a Frai, bel gol di Frai. Quindi è il 12-9, è la prima volta che vanno avanti di 3 i giocatori di casa. Quindi attenzione al Livoli, perde palla Livoli, la recupera Fragnito e quindi c'è un altro timeout, chiesto dal coach di casa De Santis, anzi no, da Trillini. Quindi ricordiamo il punteggio 2-19 della prima volta che l'HC Fondi si trova avanti di 3 reti. Adesso probabilmente è il... Ok, adesso correggiamo il punteggio perché sullo schermo si appariva il risultato al contrario. Adesso abbiamo corretto anche questo dettaglio, tra poco si ripartirà. Quindi ricordiamo, ci troviamo qui al Palazzetto dello Sport di Via Mola di Santa Maria, sito in Fondi, per l'ottava giornata del campionato di Serie Gold Maschile. Alla vostra destra, al vostro punto di osservazione, l'HC Banca Popolare di Fondi, alla vostra sinistra invece il Campus Italia, squadra del settore giovanile della nazionale di pallamano. Intanto si è pronti anche a ripartire con il cronometro, quindi il
La palla è per Zanon. Manojlovic, ancora Zanon. Manojlovic. Fanno girare la palla i giocatori di Sette Vinicius. Oh, che bel gol! Che bel gol per Marco Zanon. 12-10 il punteggio. Frai, Arena, Manoli, ancora Frai, Arena, ancora Manoli, intanto si muove Speranza, doppio pivot, intanto per il Fondi, e però perde l'attimo Speranza, e va a perdere una bella occasione la squadra di casa, però poi va a recuperare un altro pallone, seppure con un brivido la compagine di casa di Corso Santis, no, assolutamente, sembrava che fosse un altro gol. Oggi un po' di difficoltà anche nel gestire il punteggio. Speranza con un brivido riesce a servire Manoli, prova sull'ala a scaricare, palo, peccato, il palo del numero 15 Dieguez, veramente un peccato questo tiro del numero 15 di casa, la palla colpisce il palo interno ma non entra, quindi il punteggio è ancora sul 12-10 per l'HC Banco Popolare di Fondi, quando siamo ormai quasi al 25esimo di gara. Manojlovic, ancora lui che serve Zanon, buono sull'ala a scaricare, ma ancora bravissimo Facundo a far dire di no e a strozzare in gol la realizzazione per il Campus Italia. 25esimo di gara, punteggio di 12-10 per l'HC Banco Popolare di Fondi. Miceli, è entrato anche Miceli in questo momento in campo. Cagnete per Manoli, Cagnete, attenzione a Frai, si muove bene, c'è un 9 metri. C'è un 9 metri per la compagine di casa. Frai, Cagnete, buono questo movimento, poi bella palla, gran palla, gran palla, gran gol anche questo per il numero 10 Manoli, quindi siamo sul punteggio di 13-10, rimangono comunque tre, diciamo, i gol di vantaggio per l'HC Banca Popolare di Fondi. Campus Italia che fino ad ora comunque non sta demeritando, nonostante il punteggio li veda con un passivo di 3 reti di svantaggio, ma intanto vanno a segnare un bel gol con il numero 9 Zanon, ed è un bel gol che li riporta a -2. Partita ancora in equilibrio, almeno in questo primo tempo, diciamo che l'HC Fondi probabilmente ancora non è entrata con la testa giusta per riuscire a vincere questa partita. Il Campus Italia non sta assolutamente demeritando, anzi complimenti a questi ragazzini che stanno impegnandosi allo stremo contro una diretta. Oh, che bel gol, che bel gol, bello anche questo gol. 14-11, se ci fosse una classifica anche per il Campus Italia sarebbe una diretta concorrente l'HC Fondi. Intanto bisogna ripetere la per ripartire, quindi il punteggio adesso è di 14-12 per l'HC Fondi. Ci sarà molto da parlare negli spogliatoi della compagine di Corso De Santis, un tempo su qualche lacuna per la compagine di casa, e il Campus Italia non sta, come diciamo prima, anche demeritando, anzi sta facendo la sua onesta partita, la sta giocando anche abbastanza bene.
Intanto buona la parata del portiere Starcelli. C'è intanto una rimessa, si riparte quindi con il portiere Starcelli che va a servire Manojlovic. Zanon, buona la prova fino ad ora sia di Manojlovic che di Zanon. Ventottesimo in questo momento, mancano esattamente 2 minuti alla fine del primo tempo, alla suono della sirena che sancirà la fine dei primi 30 minuti di gara. Attenzione intanto a Frey che va, oh che bella palla, che bella palla e che bel gol, e che bel gol, e che bel gol. Adesso può forse, andiamo con niente che va a fare quasi sfondamento, poi invece riesce a servire il compagno. 4 gol di vantaggio per l'HC Fondi, è la prima volta che la compagine di Costa Tantis va avanti di 4 reti. Fino a neanche 40 secondi fa il punteggio era in equilibrio con solo 2 gol di vantaggio per la formazione di Costa Tantis, poi un mini break 2-0. Che bello, che bello. 16-13 in questo momento il punteggio. Campus Italia comunque mantiene accese le speranze per un secondo tempo al Cardio Palma. Cagnete, Vanoli, Speranza, Cagnete, Frey, vediamo se riesce a servire Speranza, perde l'attimo, però subisce anche un fallo. C'è un 9 metri quindi per il Fondi, mancano meno di 20 secondi alla fine del primo tempo. Vanoli va a servire sull'ala, poi Frey, oh peccato, però adesso dovrebbe suonare anche la sirena, mancano meno di 10 secondi, vediamo se riescono a fare l'ultimo tiro prima del suono della sirena, e lo fanno segnando anche un bel gol. Dovrebbe essere un gol, vediamo se ce lo danno. No, non è gol, quindi finiamo qui il primo tempo sul punteggio di 16-13 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Ci risentiamo fra poco per i secondi 30 minuti di gara. Thank you.
Poi campione, eh? È tornato alla grande? Sì, sì. Ma giocate dopo? No. Bocca a lui. Benvenuti nuovamente dal palazzetto dello sport di Santa Maria della Mole qui a Fondi,
sta per riprendere l'ottava giornata del campionato di Serie A Gold maschile tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Campus Italia. I primi 30 minuti di gioco si sono conclusi con l'HC Banca Popolare di Fondi avanti per 16-13. Un primo tempo che ha visto il Campus Italia, ricordiamo, compagine che non fa classifica, qualunque sia la sua classifica a fine stagione, il suo destino ha segnato il ritorno in Serie A2. Ricordiamo che il Campus Italia sta sostituendo il Trieste che è fallito, che è ripartito dalla Serie A2. Quindi dicevamo del Campus Italia, compagine che fino al mio almeno sta facendo una bella figura qui in quel di Via Mola di Santa Maria a Fondi contro la compagine locale, il rossoblù di casa. In questo secondo tempo, dal vostro punto di osservazione, l'HC Banco Popolare di Fondi attaccherà da sinistra verso destra e viceversa, quindi riparte in questo momento la partita, quindi 16-13, è l'ottava giornata del campionato di Serie A Gold maschile. Per l'HC Fondi questa è la settima partita, ne manca una, infatti dovrà essere recuperata a mercoledì a Conversano contro la compagine pugliese. Cagnete viene messo a terra, c'è un tiro di rigore per la compagine di casa. Dicevamo che verrà recuperata a mercoledì in quel di Conversano in Puglia. Intanto c'è un tiro di rigore, andrà Cagnete al batterlo ed è il primo gol di questo secondo tempo quando sono passati 45 secondi di gara. Quindi il punteggio è di 17 per l'HC Banca Popolare di Fondi e il Campus Italia, mentre il Campus Italia diciamo che ha 7 partite, 6 sconfitte e un pareggio. Ovviamente poi verrà aggiornato alla classifica in base a quello che accadrà da qui a qualche minuto in quel di Via Mola di Santa Maria. C'è un altro tiro di rigore, stavolta è per il Campus Italia, andrà battuta il numero 13, Tommaso De Angelis, il vice capitano. Intanto viene anche richiesto di asciugare il parquet. Gol del 17-14. Campus Italia che comunque, come dicevamo anche nei primi 30 minuti di gara, non sta per niente sfigurando contro una compagine che almeno come età e come qualità tecnica è sicuramente superiore. Però diciamo che oggi dobbiamo anche vedere la prestazione del terzino marocchino Speranza, un bel gol per Speranza, il suo primo gol in questa partita. Diciamo la prestazione del tunisino Frai. Oh, palo, però c'è un tiro di rigore, quindi diciamo la prestazione di Frai Hamza, che fino ad ora diciamo non ha per niente disdegnato, anzi ha fatto una buona partita, anche delle buone giocate. Adesso quello che manca effettivamente all'HC Fondi è sempre un pivot, al tiro dei 7 metri andrà sempre Tommaso De Angelis, il vice capitano, e hanno fatto il gol, bel tiro di Tommaso De Angelis, ci era arrivato Facundo, poi invece la palla è terminata fuori, è in rete, quindi il punteggio adesso è di 18-15 per quanto riguarda l'HC Fondi con il numero 24 Dunvalder. Poi Cagnete viene messo a terra, quindi un 9 metri per la compagine di casa di Corsi De Santis. Dunvalder con Bagel sull'ala e la palla termina in rete, 19-16.
tanto spreca l'occasione la compagine ospite. Già 9 a 15 il punteggio, scusate. Dunvalder gira palla con il numero 19 di Luca e poi un bel gol, un altro gol, quindi andiamo sul 20 a 15. Adesso frega malamente la compagine ospite, però c'è un 9 metri per il Campus Italia. Tanto c'è un, l'arbitro chiede un attimo di fermare il gioco. Ah, deve essere asciugato il parquet, probabilmente si riparte in questo momento con il numero 6 di Rugo. Il tiro viene deviato, però c'è un vediamo un attimo, un 9 metri, no, un tiro di rigore. Sinceramente non abbiamo compreso bene questa chiamata degli arbitri. Dal 7 metri andrà Cristian Manojlovic. Facundo rimane sulla linea di porta, però poi non può far nulla sulla conclusione di Manojlovic, con il punteggio che va sul 20 a 16. 4 minuti e 11 di gara. Ottava giornata del campionato di Serie A Gold maschile, ricordiamo HC Fondi contro Campus Italia, in palio soprattutto per la formazione di Corsi De Santis, punti fondamentali per la salvezza. Oh, ha peccato qui Rai, ha perso una bella occasione, bravissimo stavolta il portiere Starcelli, il giovanissimo portiere del Campus Italia. Però aveva subito un fallo di rigore, ecco, quindi il problema. Intanto però c'è il tiro di rigore, sempre Cagnete, e ancora a segno, ancora a segno, quindi punteggio di 21 a 16 quando siamo ancora un gol, il 21 a 17 per la compagine ospite, il 17esimo gol per il Campus Italia. Intanto Frai che va a scambiare la palla con il numero 19 di Luca, ancora Manoli, Frai. Buono comunque l'impatto del tunisino Frai in questa partita fino ad ora. Cagnete va a saltare, gran gol. Cagnete quando sale in cattedra è inarrestabile. Buono qui il passaggio sull'ala, però poi non se la sente il capitano Vierer di andare a concludere. Riparte la formazione ospite, volta perde una brutta palla, il palla per il gol del numero 7 Alessio Miceli, che va a portare il punteggio sul 23 a 17. Adesso il Campus Italia c'è un po' disunito, errori tecnici banali e anche evitabili non permettono ai ragazzi di coach Trellini di poter restare in partita. Ancora un errore del numero 23 di San Bartolomei, probabilmente adesso inizia anche un po' una fase di scoramento, ma c'è un 9 metri per il Campus Italia. Però intanto c'è anche un time out, quindi ricordiamo il punteggio 23 HC Banca Popolare di Fondi, 17 per quanto riguarda il Campus Italia. Trellini si è insomma di parlare con i suoi ragazzi, 6 gol di vantaggio per la compagine di Corsi De Santis, è il massimo vantaggio finora raccolto dalla compagine di casa.
come diciamo, punti importantissimi per l'HC Fondi quest'oggi, andare in quel di Conversano con 5 punti in classifica sicuramente è meglio di andarci con 3 o nella migliore delle ipotesi con 4 punti. Quindi è una partita che vale tanto per la classifica dell'HC Fondi. Intanto si riparte con i 9 metri per la compagine di coach Trillini. Dicevamo insomma del Campus Italia, che in questo secondo tempo, come dicevamo, ha perso un po' di smalto e sta subendo il ritorno della compagine di casa. Ancora il numero 23, oh, gran parata, il tiro del numero 23 Manojlovic, era anche un bel tiro, poi peccato per questa occasione persa dalla compagine di casa. Ancora Manojlovic dietro, oh, ancora una bella parata di Facundo, quindi il punteggio rimane sul 23-17, quindi 6 punti di vantaggio per l'HC Fondi. Probabilmente anche salita un po' la qualità del gioco dell'HC Fondi, mentre il Campus Italia sta un po' perdendo la fiducia nei suoi giocatori e gli errori di questi ultimi minuti. Oh, palo, poi il gol del 24-17. Tanto bisogna ripartire. Manojlovic la fa, oh, ancora una bella parata di Facundo che prova il gol e lo trova, e lo trova, e lo trova, 25-17. Che gloria anche per Facundo, che appena ha recuperato la palla, non ci ha pensato due volte e ha buttato la palla in rete con un tiro anche abbastanza temerario, però poi è riuscito a realizzare il gol del 25-17. Massimo vantaggio per la compagine di casa. Dicevamo massimo vantaggio per la compagine di casa, 25-17. Dopo un bel primo tempo da parte del Campus Italia, in questo secondo tempo invece la compagine di Trellini e del vice Pasquale Maione ha perso smalto, ma non Manojlovic, che realizza un gran bel gol. Stavolta non può nulla Facundo, che si dispera per questo tiro, ma comunque è bravo questo Manojlovic. È proprio figlio d'arte, è proprio il caso di dire. Frai, diciamo, buono l'impatto di questo tunisino negli schemi di gioco dell'HC Fondi. Saremo a vedere nelle prossime partite se saprà confermare quello che stiamo vedendo adesso contro il Campus Italia. Qui buono il movimento, poi la palla, oh, bucano, però poi ancora il portiere Tarcelli che va a fare una buona parata e ripartono con il numero 6, poi perdono palla. Attenzione al passaggio per il Frai, che va a segnare il gol del 26-18. Attenzione a Geruvo, Manojlovic, al capitano Vierer, Paul Vierer, Manojlovic, Geruvo. Ancora Manojlovic, che non si aspettava questo passaggio da parte del compagno, ha una ricezione difettosa, poi subisce un fallo, 9 metri per il Campus Italia. Quasi 10 minuti di gara in questo momento. Ancora Manojlovic, stavolta viene intercettato il suo tiro e quindi
è un tiro d'angolo, ancora Manojlovic, buono il possesso di numero 6 di Ruvo, deviato, ancora tiro d'angolo, ancora Bierer, ancora Manojlovic, che quando si tratta di andare sotto mano non ci pensa due volte. 26 a 19 per l'HC Fondi. Sette gol di vantaggio dipendono anche da una buona predisposizione in campo in questo secondo tempo per l'HC Fondi. Ricordiamo che la formazione di casa era andata a riposo con tre gol di vantaggio, invece adesso i gol di vantaggio sono addirittura 8. Segno che comunque qui però c'è una probabilmente due minuti per Frei, sì, infatti sono i due minuti per Frei. Quindi c'è anche il tiro di rigore con il numero 13 di Angelis, che andrà ai 7 metri a sfidare Facundo, che rimane comunque sempre fermo sulla linea di porta, non si muove e ancora stavolta riesce ad andare a segno De Angelis, realizzando la rete del parziale di 27 a 20. 11 minuti e mezzo di gara, 7 gol di vantaggio per i Fondi, è calata un po' la qualità della prestazione del Campus Italia, probabilmente anche la giovane età, insomma lo scoramento, possono giocare anche brutti scherzi per quanto riguarda poi la qualità della prestazione dei ragazzi di coach Trellini, del vice Pasquale Maione. Oh, qui un Valder provava una cosa pazzesca, un tiro di spalle a sorprendere il portiere Starcelli, che però è stato molto bravo, distinto, ha parato Vanoli, Cagnete, ancora Vanoli, poi sull'ala per il numero 27 Livoli, al numero 19 De Luca, bravissimo De Luca a segnare il gol del 28 a 20. Ancora Manojlovic, buono qui il passaggio per De Ruvo, bel gol, ma bravissimo anche qui Manojlovic con il movimento a fintare la conclusione. Ricordiamo che l'HC Fondi gioca con un uomo in meno per i due minuti a Frei, da cui poi è seguito anche il tiro di rigore realizzato da De Angelis, quindi il punteggio adesso vede l'HC Fondi avanti di 28 a 21, di 7 gol. Intanto il time out chiamato da coach De Santis. Ricordiamo il punteggio per chi si fosse messo in visione soltanto ora: HC Banco a Volare di Fondi 28, Campus Italia 21. Bisogna dire che finora, insomma, nel primo tempo il Campus Italia si è piaciuto. Buone le prestazioni di Gian Bartolomei, di Manojlovic soprattutto, e anche di Zanon. Poi nel secondo tempo, insomma, la compagine di casa ha probabilmente anche accelerato un attimo i ritmi, probabilmente anche una strigliata negli spogliatoi da parte di coach De Santis, e adesso diciamo che il punteggio comincia ad essere più robusto e consistente, con 7 gol di vantaggio per la compagine di coach De Santis. Torniamo quindi in cronaca diretta. 13 minuti e 06. Sarà quindi un 9 metri per il Fondi. Si ripartirà quindi da una punizione da 9 metri per la compagine di casa. Cagnete per il Vanoli, ancora Cagnete, De Luca, bravo De Luca, proprio a muoversi,
Iniziativa personale di De Luca, 29-21. Che bel gol De Luca, bravo, bravo anche a crederci Daniele De Luca. Qui ancora un filo di rigore per la compagine ospite. Adesso entra anche l'altro portiere, però realizza il gol la compagine ospite. Agnete, Vanoli, De Luca, attenzione, attenzione perché potrebbe chiamare il gioco passivo là, poi bravissimo qui Scarcelli, bravissimo qui Scarcelli. Manojlovic, dello vicario Giacinti, attenzione perché questi gol l'ala poi hanno sempre il varco per andare, certo invece lo trovano e però perdono l'occasione. Buono il passaggio di Rubo sull'ala, però poi la palla termina fuori e quindi ancora una ripartenza per l'HC Banco Popolare di Fondi. Rientra anche Frai. Adesso Corsi De Santis, visto anche il punteggio di 7 gol, comincia a far ruotare anche il suo roster, facendo giocare anche gli elementi che hanno giocato di meno. Punteggio di 30-22 per l'HC Banco Popolare di Fondi. Ancora il numero 22 Gian Bartolomei, poi realizza anche un'altra rete, quindi il Campus Italia, quindi il punteggio di 30-23 quando siamo al 16° minuto del secondo tempo. Sono passati 3/4 di gara dopo un primo tempo che ha visto l'HC Fondi andare a riposo per 16-13. Adesso in meno di metà tempo, nel secondo tempo addirittura ha realizzato quasi gli stessi gol dei primi 30 minuti, segno che è salita anche la qualità del gioco dell'HC Fondi, ma soprattutto è un po' calato, un bel po', diciamo, se non vogliamo essere anche troppo teneri, un po' troppo calato anche il Campus Italia, ma sono ragazzi che comunque meritano fiducia e bisogna comunque bravissimo qui Facundo, dicevamo che meritano anche fiducia queste ragazze del Campus Italia, a chi va dato merito che nel primo tempo hanno seriamente messo in difficoltà l'HC Fondi. Mi sono da elogiare questi ragazzi per quello che stanno facendo fino ad ora in quel di Via Mola di Santa Maria a Fondi. Certamente il secondo tempo è calata l'intensità della prestazione dei ragazzi di Corsi delle Linee del Vice Maione. Poi attenzione a Frai, Pi perde, però c'è un 9 metri per il Fondi. Diciamo è calata l'intensità del Campus Italia e la qualità di alcuni elementi come Cagnete, l'abbiamo chiamato. La qualità di alcuni elementi come Cagnete fa il resto. Qui, deviazione. No, addirittura c'è un tiro di rigore. Solamente una decisione che ci lascia un po' sconcertati.
questo è un tiro di rigore, non capiamo da dove chi abbia commesso questo fallo, però prendiamo atto di quello che sta accadendo in questo momento in campo. Quindi va il San Bartolomei contro Facundo, che rimane sempre sulla linea di porta, e anche stavolta invece San Bartolomei riesce a trovare il percorso, come si direbbe in questi casi, per andare a realizzare il gol del 31-24, quindi 24esimo gol per il Campus Italia. Non ci arrischiamo ancora a fare analisi di fine partita, ancora molto molto presto, mancano ancora 12 minuti, poi in uno sport dinamico e veloce come la palla a mano può succedere di tutto, anche se insomma le forze in campo... Peccato, però questo frag non è male, bisogna vedere l'altro contro avversari diversi, però certamente non sembra assolutamente male. Qui prova ancora, chiede purtroppo da se stesso, e il portiere Starcelli fa una gran parata con il piede sinistro proteso, e riesce a negare la gira della rete a Hamza Frai, giocatore tunisino, il terzino tunisino dell'HC Fondi. Geruvo, buona la prova fino a quella di Geruvo. È difficile trovare un giocatore che non abbia gettato il cuore oltre l'ostacolo nel Campus Italia. Allora è vero, come dicevamo prima, che la qualità in campo di alcuni elementi dell'HC Fondi fa la differenza, e il punteggio probabilmente anche troppo severo per quello che si è visto fino ad ora punisce anche oltre i propri demeriti il Campus Italia. Parziale 31 per l'HC Fondi, 24 per il Campus Italia. Ah, qui recupera un buon pallone il numero 7 Cioni, poi non c'è fallo e va a ripartire, però ancora bravissimo Starcelli sul numero 7 Miceli. Diciamo che il punteggio punisce anche oltre proprio dei meriti il Campus Italia, però questi due punti in palio sono ossigeno puro per l'HC Fondi, andare a 5 punti in classifica con le trasferte di Conversano e Carpi nel giro di neanche 4 giorni. È veramente importantissimo riuscire a portare a casa questi due punti. De Luca, poi Cagnete, i ritmi adesso sono anche più bassi perché le condizioni della partita insomma sembrano abbastanza chiare. È calata anche la temperatura in quel di Fondi in questi giorni. Oh, bel gol di Frai, del 32-24 per l'HC Fondi. Dicevamo il abbiamo 32-24 per il Fondi con un'altra realizzazione di Frai, poi c'è un, vediamo se è un 9 metri o gol, no, è un 9 metri, è un 9 metri per il Campus Italia con Andreotta, poi c'è il De Angelis, attenzione a De Angelis che serve bene nello spazio il numero 17 Andreotta. Un bel gol questo di Andreotta, ma c'è un nove metri per la compagine di casa. Frai, Cagnete, qui però c'è ancora un 9, no, c'è un tiro di rigore,
c'è un tiro di rigore per l'Acqua e Cifondi, andrà Cagnete al tiro dei 7 metri. Dove si è rivelato un implacabile Cagnete dai 7 metri, 33-24, 23 minuti e quasi e mezzo di gioco, mancano ormai circa 6 minuti alla fine della partita. De Angelis, Gian Bartolomei, De Angelis, vediamo Gian Bartolomei, si è proprio la conclusione, invece prende un 9 metri. Andreotta, poi ancora De Angelis, buono per Andreotta e si muove bene, e ancora una volta sempre su un incursione senza palla di Andreotta, De Angelis lo trova molto bene e realizza il gol del 33-26. Andiamo ad aggiornare anche il punteggio, 33-26 per l'HC Fondi. Mancano circa 5 minuti alla fine della partita. Ancora Frai, buono, il passaggio sulla l'ala proprio deviato, c'è una rimessa per il Fondi. Frai, Frai qui realizza anche un bel gol recuperando un pallone vagante, 34-26. Ancora, bravissimo questo ragazzotto, questo Andreotta, Leo Alberto Andreotta, bravissimo, veramente un bel gol, anche di pregevole fattura, e sempre andando ad incunearsi nelle maglie della difesa dell'HC Banca Popolare di Fondi, realizzando tre gol di pregevole fattura, soprattutto per chi inizia a giocare adesso a palla a mano, vedere questi movimenti del giovane giocatore del Campus Italia è probabilmente anche un modo per riuscire a comprendere meglio i trucchi di uno sport come la pallamano, soprattutto come bisogna muoversi poi senza palla. Intanto c'è un time out, ne approfittiamo per ricordarvi che vi stiamo trasmettendo in diretta le immagini dal campo di Via Mola di Santa Maria tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Campus Italia. Il punteggio fino ad ora sorride alla formazione di coach De Santis con il punteggio di 34-27 dopo un primo tempo terminato sul 16-13. Nel secondo tempo è calato il Campus Italia, è salito anche il livello della qualità anche del gioco dell'HC Fondi, e adesso ci ritroviamo quindi a raccontarvi un vantaggio più rassicurante per la formazione di coach De Santis quando mancano esattamente 5 minuti scarsi alla fine della partita. Quindi entra anche capitano De Torre per questi ultimi 5 minuti di gara. Si riparte quindi con HC Fondi, HC Banca Popolare di Fondi 34, Campus Italia 27, a gestire il pallone sempre alla compagine di casa. Qui c'è però un'infrazione di passi. Riparte quindi il Campus Italia con questo. Oh, la conclusione, attenzione ancora. Oh, però questa volta, no, c'è un tiro di rigore. Aveva parato bene Facundo su Andreotta. Coach De Santis si arrabbia con i suoi. Intanto tiro di rigore che verrà battuto da il vice capitano Tommaso De Angelis. Esce Facundo ed entra il giovanissimo Di Fazio, il numero 30 è Trani Francesco, scusate, e glielo para! E glielo para! Bravissimo! Bravissimo il portierino Fondano! Bravissimo!
Ora il pubblico, Trani. Bravissimo, il portiere Fondano, poi sono le soddisfazioni più belle perché gli danno anche una carica enorme. Chi perde palla, la Cacifondi, attenzione al numero 7, ancora una parata, e Trani, la conclusione di Soni, lo va anche a rincuorare, bello comunque anche questo gesto da parte del portierino Fondano. Belle queste cose perché poi insomma nello sport è bello anche poter raccontare queste cose. I compagni lo applaudono dalla panchina. Bei momenti quelli che stiamo vivendo questa sera. Bei momenti quelli che stiamo vivendo adesso a Fondi. C'è però il tocco fermo. C'è un giocatore infortunato, il numero 13 De Angelis. Speriamo nulla di grave, infatti si è ripreso fortunatamente. Intanto ci sono anche i ragazzi a bordo campo che vanno ad asciugare il parquet. Quindi una bella avventura, una bella favola che stiamo vedendo adesso del giovane Trani, ma qui sono da applaudire tutti i ragazzi del Campus Italia e sono da applaudire anche questo giovane Trani che si sta godendo questi minuti da protagonista nel campionato di Serie A Gold maschile in questa ottava giornata di campionato. Tra HC Banco Popolare di Fondi e Campus Italia, e qui è un bel gol del numero 22 Gian Bartolomei. Quindi il punteggio adesso vede 34-28. Torre come pivot adesso. Agnete. Gunvalder, De Torre, tra Miceli, poi Miceli, oh peccato, palla terminata, 2 minuti alla fine della partita. Complimenti al Campus Italia per la prestazione fatta, almeno per i primi 40 minuti di gioco. Poi il punteggio ha preso proporzioni impossibili anche da poter recuperare, però va dato merito a questa squadra di aver fatto una buonissima prestazione. All'HC Banco Popolare di Fondi il merito di aver saputo creare quel gap decisivo. Intanto esce il giovanissimo Trani. Dicevamo che all'HC Banco Popolare di Fondi il merito di avere poi creato il gap decisivo, e ormai quando manca poco meno di un minuto alla fine della partita si può veramente parlare di 2 punti pesantissimi nell'economia, nella classifica della compagine di casa. Tiro di rigore intanto per l'HC Fondi. Ancora Agnete, sì, ancora lui che andrà alla battuta, no, non è lui che va a battere, stavolta invece il numero 11 Matteo Mucitelli che si appresta a tirare questo rigore e realizza anche lui un gol. Bravo, 35-28. Belle favole quelle che stiamo raccontando oggi. Intanto quella del Campus Italia che ha veramente fatto una buona partita, almeno per un quarto e mezzo di partita, diciamo che è stata veramente una buona palla a mano da parte dei ragazzi del Campus Italia. Poi vi stiamo raccontando le favole di Trani in porta di Matteo Mucitelli. Qui va a perdere palla e poi realizzano anche un altro gol di giocatore di casa.
36-28, mancano veramente 20 secondi alla fine della partita. Penso che questo sarà l'ultimo possesso della partita. Ancora stavolta un tiro e un altro gol, il 37-28, e in questo momento è finita la partita, quindi possiamo andare anche a darvi il risultato finale. HC Banca Popolare di Fondi 37, Campus Italia 28. 9 gol di vantaggio per la formazione di Coach De Santis, che nel primo tempo aveva chiuso con su 16-13 e poi riuscì a realizzare addirittura 21 reti nella seconda parte di gara. Buona comunque la prestazione della formazione di Coach De Santis, due punti che sicuramente fanno morale e sono tutti importanti per la classifica della compagine di Coach De Santis. Mentre per quanto riguarda il Campus Italia, ai fini insomma della loro classifica non sarebbe cambiato nulla. A fine stagione comunque torneranno in serie due ragazzi di Coach Trellini e del vice Pasquale Maione. Da parte mia il ringraziamento per averci seguito in questa ottava giornata del campionato di serie Gold maschile. Vi ringraziamo ancora e vi ricordiamo il punteggio finale: HC Banco Popolare di Fondi 37, Campus Italia 28. A presto!